Pentidattilo, pentadattilo in greco di Calabria, è una frazione del comune di Melito Porto Salvo, della città metropolitana di Reggio Calabria. Posto a 250 metri sul livello del mare, Pentidattilo sorge arroccato sulla rupe del Monte Calvario, dalla caratteristica forma che ricorda quella di una ciclopica mano con cinque dita, e da cui deriva il nome del borgo. L'antico paese, che sorgeva a 320 metri di altitudine, è stato definitivamente abbandonato nel 1971, dopo che, tre anni prima, era stato dichiarato inabitabile. La popolazione, infatti, era migrata leggermente verso valle, formando un nuovo piccolo centro dal quale si poteva ammirare il vecchio paese fantasma. Colonia calcidese nel 640 a.C., fu per tutto il periodo greco-romano un fiorente centro economico della zona. Durante il dominio romano divenne inoltre un importante centro militare per la sua strategica posizione di controllo sulla Fiumara Sant'Elia, via privilegiata per raggiungere l'Aspromonte. Nel XII secolo Pentidattilo fu conquistato da Normanni e, con i paesi di Capodarmi, Condofuri e Montebello Ionico, fu trasformato in una baronia affidata alla famiglia Abenavoli del Franco dal re Ruggero I d'Altavilla. Col passare del tempo l'egemonia feudataria degli Abenavoli del Franco si restrinse e il governo del paese passò alla nobile famiglia regina dei Francoperta, nel 1589, a causa di debiti e questioni di illegittimità. Il feudo fu confiscato a Giovanni Francoperta e venduto all'asta dal Sacro Regio Consiglio per 15.180 ducati alla famiglia degli Alberti insieme al titolo di marchesi. La dominazione degli Alberti, nonostante i tragici eventi legati alla cosiddetta strage degli Alberti, durò fino al 1760, quando il feudo fu venduto ai Clemente, già marchesi di San Luca, e da questi ai Ramirez nel 1823. Nel 1783 Pentedattilo fu gravemente danneggiato da un devastante terremoto, e in seguito al sisma iniziò un costante flusso migratorio verso Melito Porto Salvo che perdurò sino al periodo risorgimentale. Proprio a causa dello spopolamento nel 1811 il comune fu trasferito a Melito Porto Salvo e Pentidattilo ne divenne frazione. A metà degli anni 60 del XX secolo il paese fu completamente abbandonato fino ai primi anni 1980, quando fu riscoperta da giovani ed associazioni. Iniziò così un lento cammino di recupero ad opera di volontari provenienti da tutta Europa. Solo ultimamente alcuni artigiani hanno riavviato alcune botteghe, alle quali si è aggiunto anche un piccolo ristorante. Il borgo è stato interessato da alcuni interventi di riqualificazione, quali il restauro di alcuni edifici, oltre al rifacimento della pavimentazione della stradina principale. Ogni estate Pentidattilo è tappa del Festival itinerante Palearizza, evento di cultura grecanica nel panorama internazionale. Tra agosto e settembre ospita, altresì, il Pentedattilo Film Festival, festival internazionale di cortometraggi. A partire dai primi anni del XXI secolo, e senza fondati motivi, sempre più spesso, viene comunemente chiamato Pentedattilo, malgrado già nei documenti di età moderna sia molto più frequentemente indicato come Pentidattilo, le tre vocali A, E, ed nelle fonti storiche si alternano spesso a causa della pronuncia dialettale regina,
Anche nei documenti contemporanei, così come nella segnaletica stradale, la grafia in realtà è sempre stata pentidattilo. La variante pente sembra ricalcare la grafia della parola 5 in greco moderno. Grazie per la visione.